In principio vi era la polvere. Non si sa da dove sia venuta, né da cosa esattamente sia composta, ma è la materia da cui tutto è stato generato, ogni essere vivente, ogni sostanza. Un infinito groviglio di particelle elementari non esattamente senzienti, ma vive nel loro essere, materia e spirito insieme. Sospesa tra i mondi, i sistemi e le galassie, la polvere è riconoscibile nel nostro universo come la materia oscura, della quale difatti conosciamo ben poco. La prima entità pensante, o meglio, le prime entità pensanti create dalla polvere furono gli angeli. Milioni di miliardi di esseri saggi e potenti, capaci di controllare la stessa polvere dalla quale furono generati, ma nonostante ciò pur sempre mortali, poiché nulla che ha origine dalla polvere o da qualsiasi altra cosa dura per sempre, e se è dalla polvere che siamo stati generati, alla polvere ritorneremo. Il primo angelo, una volta preso coscienza del suo essere e delle sue origini, ingannò gli altri angeli, facendo loro credere che egli fosse più di un semplice angelo. Egli era un dio, l'autorità suprema di tutti i multiversi. Infatti, col susseguirsi dell'aumentare del potere della polvere, iniziarono a crearsi infiniti universi paralleli, infinite possibilità, sia sull'evoluzione, sia sulla struttura del pianeta, sia anche sulla storia umana. Ma torniamo agli angeli e, soprattutto, all'autorità. Egli, una volta fattosi riconoscere come Dio agli occhi degli altri suoi, inconsapevolmente per loro simili, creò il Regno dei Cieli, nel quale egli solo era il padrone assoluto e, a paradigma di questo suo dominio, la montagna annuvolata. Una città sospesa tra gli universi, abbracciata da nuvole fatte di pura polvere, grazie alla quale egli acquistò sempre più potere e sapienza. Successivamente, l'autorità creò un mondo in cui egli potesse dominare non solo sugli angeli, ma anche su ogni forma di vita esistente. Forse per un esperimento, forse per pura mania di grandezza, forse, chi lo sa, per bontà d'animo. Sta di fatto che egli creò i cieli, la terra, il mare, il sole, le piante, gli animali, ma soprattutto l'uomo. Modellati a sua immagine e somiglianza, Adamo ed Eva erano quelle che si potrebbero definire le creature perfette, ma soprattutto prive di libero arbitrio, così che non mancassero di obbedire all'autorità e ai suoi diretti subordinati. Assieme all'uomo, Dio creò un altro essere, il Daimon, rappresentazione della personalità dell'essere umano a cui è legato e assieme al quale nasce e cresce. Tuttavia, essendo Adamo ed Eva privi di libero arbitrio e dunque di una vera personalità, i loro Daimon non avevano una vera e propria forma e i primi due umani non ne avevano preso reale coscienza né avevano bisogno di parlare con loro. Si sentivano come parte integrante di tutto, collegati a tutti gli esseri viventi sulla Terra, perciò privi di individualità. Ora, essendo l'uomo creazione e immagine di un angelo, sin dalla sua nascita è intriso di polvere. La polvere è anche il collegamento tra l'umano e il suo daimon. Tramite essa sente i suoi pensieri, le sue sensazioni e le sue intenzioni. A ciò collegato, il daimon di una persona rappresenta non solo la sua personalità, ma anche la sua sessualità. Si ipotizza che per creare un legame più affettivo tra l'uomo e il daimon, quest'ultimo rappresenti il sesso al quale il primo è attratto. È infatti possibile trovare persone che abbiano il daimon del loro stesso sesso, come il egiziano Bernie Johansen. Tornando ad Adamo ed Eva, non avendo libero arbitrio, non conoscevano bene o male, poiché anche la sola conoscenza di uno di questi due implicava il peccato.
Perciò Dio aveva imposto loro di non mangiare i frutti dell'albero della conoscenza, oppure ne morirete. Qui entra in scena il serpente. Non si sa chi fu il primo serpente, forse l'angela Xafania, rappresentazione nell'universo di Lyra di Lucifero, ma il suo ruolo è ben chiaro: tentare Adamo ed Eva affinché possano conoscere il bene ed il male. La sua figura non è né malvagia né buona, in quanto il suo scopo è permettere agli esseri umani di scegliere il loro destino. Il serpente è una creatura presente non solo nell'universo mitologico di Lyra o del nostro, ma anche di altri universi, come anche spiegato nei racconti dei Mulefa. Questi è consapevole del fatto che gli umani, per essere tali, hanno bisogno del libero arbitrio. Non si può infatti compiere il bene senza avere la conoscenza del male, o viceversa, ma per farlo bisogna assaggiare i frutti dell'albero proibito. E quando la donna vide che i frutti dell'albero erano buoni da mangiare e piacevoli alla vista, e che era un albero da desiderare perché rivelasse la vera forma dei loro daimon, ella prese dei suoi frutti e ne mangiò, e ne diede anche al marito insieme a lei, e lui ne mangiò. E allora gli occhi di entrambi furono aperti, ed essi videro la vera forma dei loro daimon e parlarono con essi. Da qui, come si suol dire, il resto è storia. Adamo ed Eva, ora con la conoscenza del bene e del male, vennero cacciati dal paradiso terrestre assieme ai loro daimon, e le loro discendenze portarono alla nascita di tutto il genere umano. Nel frattempo, nel Regno dei Cieli, la già nominata Angela Xafania, venuta a conoscenza del fatto, seppe anche dell'inganno dell'autorità e della sua vera natura. Egli infatti non era un dio, ma un semplice angelo come tutti loro. Per questo ella si ribellò. L'autorità la cacciò dalla città annuvolata, ma ormai era troppo tardi. Dopo Xafania, altri angeli si ribellarono a Dio, tra i quali Baltamos e Baruch, che erano malvisti dall'autorità sia per la loro ribellione, sia perché avevano commesso un peccato mortale contro di lui. Si erano innamorati. Ricordiamoci che nell'universo di Lyra, a differenza del nostro, gli angeli non sono assessuati. Non vi è posto nel Regno dei Cieli per due angeli che hanno osato ribellarsi sia all'autorità sia alle sue leggi. Dopo la prima ribellione, migliaia di altri angeli vennero cacciati assieme a Xafania, e per vendicarsi del tradimento dell'autorità, misero mano all'evoluzione dell'uomo. Con l'aiuto della polvere, gli diedero più conoscenza, lo spronarono ad esercitare il libero arbitrio al fine di non essere più soggetti a nessun dio, ma a seguire unicamente il proprio pensiero. Passarono i secoli, e l'autorità, seppur continuasse a essere circondata da angeli suoi fedeli, stava invecchiando, poiché, come detto prima, nulla creato dalla polvere dura per sempre. Decise dunque di aver bisogno di un reggente che prendesse decisioni giuste per conto suo. Per questo compito scelse un umano. Enoch, figlio di Yared, figlio di Malalel, figlio di Kenan, figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo. Nell'universo di Lyra, Dio lo chiamò a sé quando aveva compiuto 65 anni, mentre nella nostra Bibbia, quando ne compì 365. È risaputo che gli anni di età, così come d'altronde tutti i numeri, hanno significato simbolico nella Bibbia. È dunque ragionevole pensare che, nel nostro universo, gli anni di Enoch abbiano una rappresentazione più universale, mentre nell'universo di Lyra si è voluto dare un'impronta più realistica. Ad ogni modo, Enoch divenne il reggente del Regno dei Cieli e prese il nome di Metatron. Era più potente di tutti gli angeli, dunque anche dell'autorità, anche se all'inizio non lo sapeva. Questo perché era in parte umano, dunque aveva dalla sua non solo il potere della polvere e la sapienza degli angeli, ma anche la forza di un uomo e soprattutto il libero arbitrio.
Probabilmente, se fosse vissuto ai tempi di Xafania, si sarebbe unito a lei, anche perché sapeva cosa provassero i figli di Dio, ovvero gli angeli, quando si innamoravano dei figli dell'uomo. Dopo diversi secoli, anche Metatron venne a conoscenza della vera natura di Dio, contando anche il fatto che egli ormai era diventato troppo vecchio e stanco. Dunque, diede inizio alla seconda ribellione e questa volta ebbe successo. L'ormai anziana autorità fu deposta e venne rinchiusa in una teca di vetro in modo che rimanesse né vivo né morto, imprigionato per sempre per il suo tradimento nei confronti della sua stessa specie. Nonostante fosse in parte umano, Metatron riconobbe che il più grande male del mondo era il libero arbitrio, poiché permetteva alle persone di ribellarsi agli angeli. Per impedire lo stesso errore commesso dall'autorità, decise di utilizzare il potere della polvere per dominare, o meglio rappresentare, tutte le religioni monoteiste, non solo del suo universo, ma anche di tutti gli universi paralleli esistenti. Ma come fare ciò? Gli angeli erano potenti, ma non avevano la capacità di viaggiare tra gli universi. Serviva qualcosa che glielo permettesse, serviva uno squarcio. L'occasione gli si presentò col cataclisma di Chitagaze. Ma questa è un'altra storia.